ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Xtradar e questo qua è un tutorial su MT Creator. Oggi andremo a vedere una cosa molto interessante e abbastanza complessa, quindi prestate molta attenzione. Andremo a vedere il mob. Quindi facciamo mob di prova come al suo solito. Qua adesso dobbiamo scegliere la texture del mob. Possiamo quindi prenderla dal nostro computer, prenderla da un player, oppure prenderà dal programma MC Skin 3D, grazie a cui potremo creare le texture e le skin. E il programma, vi ricordo, che si può far partire anche da qui. E noi adesso andremo a utilizzare la mia skin, però visto che non ho internet la prendiamo dal mio computer. Quindi, eccola qua, questa è la mia skin. Poi, possiamo scegliere se il modello è di un bipede, un pollo, un mucca, creeper e via dicendo, il modello del mob, oppure ne possiamo creare uno noi importando il modello, oppure aprendo Techne o Blender, che sono dei programmi per creare modelli. Possiamo, da qua possiamo aprire Techne o Blender. Poi possiamo scegliere se è un mostro, quindi per esempio un zombie, una creatura, quindi per esempio un maiale, d'ambiente, quindi per esempio un Minecraft, un Ender Crystal oppure una creatura d'acqua. Possiamo scegliere i colori dell'uovo, questo è quello principale, facciamo che è blu con elementi rossi. Quello che un'altra pecca di MT Creator è che non si può vedere come uscirà l'uovo. Poi questo qua è il texture che abbiamo caricato, e qua possiamo mettere il nome del mob se vogliamo che risulti nel gioco più o meno come se gli avessimo messo una etichetta, una name tag. Quindi noi adesso metteremo il mio nome. Poi scegliamo il nome del mob nel gioco, appunto Xtradar, ma questo qua. L'unica cosa che cambia per questo è se spawn di Xtradar, uovo di spawn di Xtradar o comunque sia del mob che abbiamo scelto. Poi possiamo scegliere se un mob quindi è aggressivo, una creatura quindi passiva, se è volante e passivo, oppure se è un mob d'acqua. Adesso noi mettiamo flying. Poi la forza d'attacco facciamo OP, quindi facciamo 100, del tipo che one shot anche il Ender Dragon. La velocità di movimento mettiamo 1, quindi molto veloce. Adesso scegliamo gli oggetti nelle mani e l'armatura. Questo qua è l'oggetto principale, penso che metterò la spada. E qua c'è l'oggetto secondario, e quindi metterò il piccone. Poi l'armatura non metterò niente. Questo qua è il metto, questo qua è il chestplate, leggings e stivali. Poi la vita, mettiamo anche qua, sarà un altro mob qui, mettiamo una vita bella alta. Direi che 200 può risultare. Lo mettiamo immune al fuoco. Poi mettiamo i due drop. Allora, il primo drop è, facciamo questo, e il secondo drop è questo. Se vogliamo che abbiamo un solo drop raro, lasciate vuoto questo spazio, o viceversa, se volete che abbia solo un drop comune. Poi, la esperienza che lascia quando muore, guardate bene, non sono i livelli, sono i punti esperienza. Noi adesso mettiamo 60. Poi scegliamo i suoni. Questo qua bisogna saperli. Qui si può andare dentro agli actor di Minecraft ad ascoltarli, oppure si trovano anche su internet, oppure possiamo caricarne uno noi da qua. Add custom OGG sound, ovvero sia aggiungiamo un file.ogg che è un suono e scegliamo. Però adesso noi mettiamo che normalmente fa il rumore di una nave che cade, poi quando viene colpito si fa il rumore di una nave colpita, e quando invece muore, quando una nave viene usata. Bene, le particelle che spawn, facciamo spawnare particelle attorno al mob, mettiamo le bolle, mettiamo le piatte, e poi il raggio mettiamo di 1 e il numero di particelle mettiamo 10 e le condizioni sempre. Gli eventi vediamo in futuro. Adesso questa è la AI. L'AI mob è in pratica il suo comportamento, la sua intelligenza artificiale, infatti
sapere artificiale intelligente, iperintelligenza è in inglese. Quindi, quale scegliamo se ha un'intelligenza artificiale? Nel caso fosse un mob ambientale, non serve per farci che ce l'abbia. Poi, visto che il nostro è un mob tarato volante, avrà un'intelligenza. Quindi, qua possiamo scegliere se ha la barra di la sua, viene mostrata la sua vita come se fosse un boss. Quindi adesso ne mettiamo una barra blu e scegliamo anche il tipo di barra, mettiamo un notch 20. Poi scegliamo se è possibile cavalcare il nostro mob col tasto destro e poi e mettiamo che si può da mangiare, tanto da mangiare questo. Possiamo ovviamente scegliere anche più di un oggetto, però noi non vogliamo. Quindi, e adesso mettiamo che attacca le altre entità. E però lo attaccherà lanciando un oggetto. Noi vogliamo che lanci l'item. Ok. E adesso scegliamo la AI di base. Quindi avrà una AI come, vediamo, come il lupo. Quindi attaccherà le pecore. E poi, volendo, qua possiamo aggiungere dei comandi. Possiamo aggiungere altri cose della I, possiamo decidere che attacca i Wither, poi possiamo decidere che cammina, che si guarda intorno, che va verso la sua casa, che non so bene come si può dire qual è la casa, si apre le porte, chiude le porte, aggiungiamole, che sa nuotare, che segue il player quando ha un oggetto in mano, in questo caso scegliamo questo, e scegliamo se il mob è spaventato dal movimento del player. Noi mettiamo di no. Poi possiamo scegliere se si attacca un'entità quando gli è vicino. Possiamo scegliere se guarda le entità più vicina alla nostra scelta. Mettiamo il lupo. Possiamo scegliere se aggiunge del leap al target o se mangia l'erba tipo le pecore. Se non so bene questo, se per imparare lo spawn venga facciato al solo simile, se va in panico quando attaccato, quindi come normali mob, e poi qua in alto vediamo la priorità, quindi quanto spesso lo farà. Qua c'è la probabilità di spawn, mettiamo la probabilità di 10, quindi abbastanza raro. Il minimo numero di mob per chunk è 0, il massimo facciamo che è 3, quindi è abbastanza raro. E qua possiamo scegliere se spawna nello specifico bioma, noi mettiamo nelle montagne. E possiamo scegliere se spawna nei dungeon, noi mettiamo di sì. Abbiamo finito di creare il mob, adesso appena finisci di ricompilare, se non ci sono errori nei mob, sono frequenti gli errori, possiamo provarlo in Minecraft. Bene ragazzi, siamo nel nostro mondo, adesso vediamo un po' il nostro mob. Allora, innanzitutto qua, poi il nome è giusto, i colori sono giusti, guardiamolo, anche direi che anche il modello giusto spawna le bolle in giro molto lontano, è strano, ok. Ha gli oggetti in mano, non ha nessuna armatura, è molto piatto ed è molto veloce come possiamo vedere. Proviamo a spawnare adesso un Wither, il Wither lo dovrebbe attaccare. Sì, bene, come si vede lo attacca. Tanto guardiamo in alto, possiamo vedere che ha la barra della vita ed è morto a causa del Wither. Ha poca vita, non possiamo governarlo, possiamo cavalcarlo ma non governarlo. Assurdo, bellissima! Questa mod, una volta che avrò finito di fare i tutorial, penso che la pubblicherò perché è troppo pazza. Niente, sono sopra me stesso, ma non riesco a scendere. C'è un mini X-Radar! C'è un mini X-Radar! Un mini X-Radar! Posso cavalcarlo? Sì, posso cavalcare! Cavalco un mini X-Radar! Adesso andiamo a prendere il cibo, tutti quanti da me. Tutti X-Radar da me. Bene, comunque, questi qua erano i mob. Spero di non aver dimenticato di mostrarvi niente, però comunque sia. Ah,
A parte i suoni, è tutto quanto funzionante. E X-Ray Dar Barn. Chasing the horizon.